un presidente per il comitato genitori di un istituto, è un istituto omnicomprensivo. Ciò vuol dire che abbraccia una fascia di bambini che va dai 6 anni fino ai 18, perché abbiamo le elementari, le medie e il liceo. Negli anni ho avuto anche figli alle scuole dell'infanzia, pertanto di fianco a noi c'è anche una scuola dell'infanzia e ho potuto in questi anni constatare quelle che sono le problematiche di questi settori. Effettivamente il nostro è un istituto d'eccellenza e anche la scuola d'infanzia, ma sente però vive le necessità delle persone che vivono sul luogo, quindi gli spazi, andare incontro alla conciliazione scuola-famiglia, cosa che in questi ultimi anni è calata. È calata perché siamo andati incontro a tante richieste di accesso, per esempio nella scuola dell'infanzia, con problematiche relative agli insegnanti, gli educatori. Quindi quello che non può più accadere è che a Milano, in zona 1 e quant'altro, non si possa arrivare al mattino e trovare un cartello appeso fuori da scuola che dica oggi, causa mancanza di educatrici, il servizio chiuderà anticipatamente. Perché questo si riflette anche su quella trasformazione lavorativa, perché poi ci sono i nonni che vengono incontro, ma non sempre, perché ognuno ha le proprie priorità. Gli spazi sono un grossissimo problema in zona 1, noi siamo un esempio perché siamo tutti concentrati all'interno di uno stesso stabile e ognuno ha il diritto di poter avere la propria classe, il proprio spazio anche per andare oltre la classe frontale. In questo momento viviamo un periodo di crisi in zona 1 legato agli spazi. Abbiamo accolto un liceo e si vive quello che è il passaggio. Non esiste più la provincia e va in capo alla città metropolitana, quindi non ci sono neanche più i referenti ai quali chiedere spiegazioni, tempistiche, avere delle risposte. Ecco, io ritengo che non si debba andare incontro, cosa che altri utilizzano in questo periodo, a dei sensazionalismi per trovare consensi. Io personalmente ritengo che affrontare le cose in maniera critica, soprattutto sapendo quali sono le problematiche dal basso, possa aiutare a capire le necessità e a trovare le soluzioni. Grazie.